Abbiamo provato due o tre soluzioni diverse, sia con due punte, sia con due o tre quartisti, sia con cambiando assetto, quindi potendo mettere più gente. Di sicuro vedrete una squadra che possa dimostrare più qualità possibile, questo è quello che voglio. Ma questo è tutto poi per consentire come dire, un gioco con delle opzioni diverse in fase offensiva, cioè non soltanto i cross per Djuric, ma anche il gioco palla a terra. Ma ovvio, a Roma credo che abbiamo dimostrato forse più gioco palla a terra che non il fatto di arrivare sugli esterni per crossare. Ogni avversario ha le sue peculiarità, le sue qualità. La Sampdoria ne ha, come le hanno tutte le squadre che abbiamo incontrato, e ogni avversario ha sue aree di sofferenza. Quindi noi abitualmente studiamo l'avversario per cercare di capire come e dove fargli male. Alessandro Ferro, Lira TV, poi Marotta. Salve mister. Buongiorno a lei. Si giocherà in uno stadio che lei ovviamente conosce molto bene, si giocherà Sabato Santo, l'accostamento senza voler essere profani, insomma, si spera in una gara di resurrezione per la Salernitana, anche perché veramente questa sembra essere l'ultima buona occasione per la Salernitana per cercare di accorciare le distanze, per cercare di tenere ancora viva la speranza salvezza in una giornata che vede il Cagliari giocare in casa, le altre due dirette concorrenti più vicine della Salernitana in trasferta. Beh, senza essere blasfemi, giustamente, toccando certi temi, io credo che la Salernitana sia risorta già da un po', da un punto di vista del team e della squadra, della voglia di proporre un certo tipo di gioco, è già risorta da un bel po'. Adesso dobbiamo solo cercare di strappare il massimo punteggio, che è quello che vogliamo, su ogni campo dove andiamo. E in ogni caso non c'è da fare troppe chiacchiere, c'è la voglia di andare a creare problemi all'avversario, a prenderci quello che da tempo dimostriamo. E a me interessa solo questo, mi interessa che i giocatori siano concentrati per fare questo. Ci crediamo, ci credo, voglio vedere in campo con quello che sto già vedendo, ma voglio vedere sempre di più. Eugenio Marotta, il mattino, poi avvaliamo. Buongiorno mister. A lei. Ranieri o Fazio, e se resurrezioni a parte è una partita in cui c'è un solo risultato? Io credo che la Salernitana abbia sempre e da tempo un solo risultato, perché più volte consegui quel risultato, più sono le possibilità che hai di costruire il vero traguardo di quello che ci interessa. E quindi ogni partita noi andiamo in campo per vincere, vogliamo riuscirci a vincere, questo è quello che a noi preme, perché credo che lo stiamo meritando da tempo, nelle prestazioni, nelle idee di gioco. Bisogna andarselo a prendere, bisogna andare oltre le difficoltà. Sappiamo di incontrare una squadra che ha delle qualità, che è forte in casa, non ci interessa. Noi vogliamo esprimere noi stessi e farlo per raggiungere il massimo risultato possibile. Ranieri o Fazio? Voglio vedere chi gioca dall'altra parte, voglio vedere un sacco di cose. Ho detto che magari non ci siano o entrambi o anche nessuno dei due, vediamo. Avvaliamo. Mister, buongiorno, due domande in una. Dal punto di vista psicologico, questa squadra, insomma, come ha lavorato? Perché a Roma gran prestazione per 80 minuti, poi arriva l'ennesima sconfitta. Come ha raccolto in questa settimana i cocci mentali, chiamiamoli così, in particolar modo su alcuni singoli, come per esempio un dispiaciutissimo Castanossi che ha avuto la palla del raddoppio, poi è andata come è andata, e poi sempre dal punto di vista mentale, della carica, delle motivazioni, a lei la vittoria non manca dalle sole 7 partite che ha vissuto sulla panchina della Salernitana, ma è una striscia di 12 considerando anche le ultime 5 dello scorso campionato. Quanto le manca e quanto metterà anche quella parte di suo cuore genuano per questa sorta di mini derby suo personale, visto che con la maglia rosso-blu ha vissuto pagine importanti della sua carriera? Mi scuso per essermi dilungato. No, non è un problema, ma a me interessa in questo momento. Il cuore è legato a quella che è la mia realtà adesso. A me piace questo ambiente, mi piacciono i miei giocatori, mi piace il percorso che stiamo facendo. Ho una matta voglia di poter raggiungere il massimo risultato possibile, di replicarlo,
perché credo che questa squadra abbia dimostrato di poterlo meritare ampiamente. Sono orgoglioso, ma non mi basta, nel senso che sono orgoglioso delle prestazioni che stiamo facendo, anche e soprattutto l'ultima, dove ho visto una squadra bella tosta da un punto di vista anche nervoso, con la voglia di credere di poter fare risultato pieno a Roma. Pregi e difetti noi li analizziamo sempre, io non butto mai la croce addosso a nessuno, però pretendo che ovviamente ognuno di noi, me compreso, analizzi sempre in maniera serena e con severa autocritica per poter migliorare se stessi. Questa è l'unica cosa che io pretendo dai miei giocatori, per il resto arriverà tutto se noi continuiamo con questa direzione. Non ci sono stati coach da un punto di vista psicologico, c'è stato solo una settimana con un giorno in meno, quindi abbiamo dosato bene i carichi di lavoro per poter arrivare a domani per poter dare tutto noi stessi, tutto lì. Io credo che in questo momento poi le parole abbiano valore fino a un certo punto, perché tutti i ragazzi, noi tutti sappiamo, anche la gente lo sa, che non vediamo l'ora di conquistare quello che stiamo meritando, e lo dobbiamo avere la forza di farlo sul campo. Filippo Notari, poi Dallarino. Mister, buongiorno, volevo chiederle due cose rapidissime. Innanzitutto, che Sampdoria si aspetta, è una squadra che non vive un momento semplice, nelle ultime 10, se non vado errato, ne ha vinta soltanto una. Un eventuale passo falso potrebbe tirare anche la società ligure nella corsa salvezza. E poi volevo chiederle, la Salernitana d'ora in avanti avrà un tour de force terribile, si giocherà praticamente ogni 3-4 giorni, se questo può essere un vantaggio o un handicap? Grazie. Non c'è né vantaggio né handicap, c'è solo il fatto che si gioca ogni 3-4 giorni, ci c'è il fatto che ogni giocatore sarà chiamato in causa per poter dare il proprio contributo. C'è il fatto che questa è la realtà, quindi a me non interessa chiedermi se è meglio o peggio, dovremo adattarci e basta. Il punto è che noi siamo nella condizione, e in questo periodo di campionato dove ci saranno queste partite alla fine, sono la nostra priorità ed è l'opportunità che ci dà il campionato, il calendario, per poter raggiungere la nostra, quello che vogliamo tutti noi. La Sampdoria è una squadra forte, e se la Sampdoria non arriva negli ultimi 10 partite, come hai detto te, fa fatica magari o ha fatto fatica a replicare determinati risultati, immaginatevi una squadra che si è dovuta reinventare, immaginate una squadra che ha dovuto diventare velocemente squadra per poter dimostrare di essere competitive contro squadre forti. La Sampdoria ha le sue qualità, ma in questo momento a noi interessa analizzare l'avversario solo per esprimere noi stessi. Ci deve essere la passione, la convinzione che possiamo raggiungere la vittoria, perché lo abbiamo dimostrato in tante partite, e quindi noi andiamo per questo risultato, ovviamente sapendo che giochiamo la seconda partita consecutiva fuori casa, poi ne giocheremo una terza, quindi una partita alla volta, mettiamo tutti noi stessi e poi vedremo. Pasquale Dallarino, poi Nicola Roberto. Mister, buongiorno, ben trovato. In settimana il presidente Iervolino ha voluto incontrare sia lei sia lo staff, insomma il direttore sportivo, per caricarvi, ribadirvi fiducia, quindi le chiedo quanto ha fatto bene anche alla squadra che non gioca ma che deve aiutare poi quella che scende in campo ad esprimersi meglio, quanto ha fatto bene da un punto di vista proprio emotivo della mentalità, della determinazione. E infine avete tre giocatori diffidati, Djuric, Obi, Mazzocchi, tutti e tre largamente sollecitati. Obi una piacevole riscoperta, come già ha detto lei, a Roma. Siccome sono tutte finali, la prossima è la prima, se riflette anche su questo, ecco, sulla posizione disciplinare di questi, di qualcuno di questi tre giocatori, oppure no? Io rifletto su quello che serve alla squadra, chi ha giocato di più perché ha meritato di giocare di più, perché ha contribuito a fare ciò che serve alla squadra, perché ha determinate caratteristiche e qualità che fanno bene alla squadra. Il concetto di sono tutte finali è un non concetto, perché la finale è l'ultima partita in assoluto, dopo non c'è più nulla, e quindi ogni partita è un'opportunità per poter avvicinarci al nostro obiettivo. È chiaro che più tempo tu rimandi la possibilità di conseguire il massimo punteggio, più diminuiscono le possibilità, è molto semplice. Quindi da domani, nel senso già da oggi, già da tutta la settimana, domani abbiamo un'opportunità fondamentale: andare a Genova, esprimere noi stessi
al massimo dell'impegno, col massimo della passione, con lucidità, con sicurezza, perché incontriamo una squadra che ha dei valori, ma li abbiamo anche noi, lo abbiamo dimostrato già ampiamente. È ora di fare l'ultimo step, cioè diventare completamente convinti che si possa fare dovunque. Nicola Roberto, sulle dichiarazioni del presidente. Non sentivo più. Il presidente ha incontrato parte della dirigenza, me e il direttore, per ribadire la sua soddisfazione a quello che stiamo cercando di portare avanti, per dirci che a Roma ha visto una squadra cazzuta, non posso dirlo, si può dire, non lo so, fate voi, e questo mi fa piacere, perché vuol dire che il prodotto del lavoro sta dando i suoi frutti da questo punto di vista. Ti ripeto, adesso a me interessano, come interessa ai ragazzi, come ci troviamo qua ogni giorno per poter raggiungere quello che ci serve. Fine, punto. Mister, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo proprio riallacciarmi a quest'ultima considerazione, questa confidenza che ci ha fatto in merito a quello che le ha detto il presidente Iervolino. Ecco, una squadra che anche a Roma è stata dentro la partita molto di più, a mio avviso, anche dal punto di vista agonistico e l'espressione è stata anche questo numero di falli, oltre 20 falli commessi, che è un dato comunque importante, perché a volte bisogna anche fermare così l'azione dell'avversario. Volevo chiederle quanto c'entra una crescita fisica e quanto anche il tipo di schieramento che ha adottato a Roma, cioè il 3-5-2, in questa capacità della squadra di scalarsi ancora di più nel clima partita e di esprimersi molto bene. Il modo di stare in campo è relativo, nel senso che un 3-5-2 basta alzare una mezzala e un 3-4-2-1 e basta alzare un esterno e tenerne basso un altro, diventa un 4-3-3. I modi di stare in campo variano a seconda di quello che è l'avversario, di quelle che sono le uscite a pressione. I falli non sono importanti, non è importante fare fallo, fare quantità di falli. Il fallo dimostra, quelli leali, quelli che cerchiamo di fare noi, dimostra un'aggressività importante. Alle volte si sbaglia ancora il tempo, alle volte viene interpretato dall'arbitro un fallo che magari per noi può non esserlo. Detto questo, che va accettato assolutamente, i falli dimostrano l'aggressività della squadra. Noi vogliamo farne sempre meno, perché in questa aggressività vuol dire essere sempre più puliti. La squadra è cresciuta enormemente da un punto di vista fisico, di espressione di gioco, ma anche dal punto di vista fisico, grazie allo staff che abbiamo a disposizione qua. Si è fatto e si sta facendo un lavoro incredibile. Credo che a Roma abbiamo migliorato, forse è stata la miglior prestazione di sempre da un punto di vista anche fisico. Questo vuol dire che il lavoro sta pagando. Non mi fate ripetere le solite cose. Noi abbiamo solo un chiodo fisso, la voglia, l'ardore di andarci a prendere quello che da tempo stiamo meritando. E non si può dire a parole, si può solo andare in campo, giocare e cercare di conquistare. Raiola, poi Portanova. Rapidamente, vi chiedo di essere sintetici. Mister, buongiorno. A lei. Le chiedo le condizioni di Mousset, assente da qualche partita, e poi la crescita di Boinen, che soprattutto con la Roma ha giocato una grande partita. Ma aveva già fatto bene anche entrando. Se si rispettano i tempi di integrazione dei giocatori, non li si manda allo sbaraglio. È possibile dimostrare che anche il mercato è stato fatto con un'ottica di qualità. Se si prende un giocatore che non sa manco dov'è, non ha ancora imparato quello che sono le richieste dell'allenatore, che non si è ambientato, diventa difficile, bisogna essere dei veri e propri fenomeni. Qua ci sono dei giocatori molto forti, molto interessanti, che alcuni di loro devono ancora completare l'integrazione, altri stanno migliorando velocemente, quindi noi siamo contenti. Boine ha risposto presente, l'ha fatto in una maniera convincente e come qualità. È chiaro che quando uno inizia a dimostrare queste qualità deve avere la forza di farlo nel tempo. Mousset non ci sarà, purtroppo la distorsione della caviglia è stata piuttosto di quello che pensavamo. Vedremo la prossima. Portanova. Buongiorno mister, allora a lei. Mikel può giocare insieme a Djuric oppure l'uno esclude l'altro? No. E poi notizie di Perotti. Sì. Diego, il debriefing riguarda anche con i medici, riguarda anche Diego, vediamo. Si è allenato, è entrato il gruppo a metà settimana. Se posso lo porto, perché
È importante per me che respiri di nuovo il clima di una partita, dello spogliatoio, di tutto quello che concerne da un punto di vista emotivo la partita in sé. E quindi vedremo. Mikael e Djuric possono giocare assieme, anche se con Milan bisogna avere un certo tipo di ruolo, e quindi sai benissimo le qualità di Milan, e quindi il giocatore che gioca insieme a lui deve avere un'occupazione degli spazi diverse, deve essere abbastanza dinamico, deve avere la capacità di raccogliere ciò che produce Milan e eventualmente finalizzare per altro, finalizzarlo egli stesso. Quindi da questo punto di vista anche Mikael, visto che si giocherà ogni 3-4 giorni, avrà le sue chance, il resto sono chiacchiere. Alessio Esposito, poi Guerriero, due domande. Buongiorno mister. A lei. Ricollegandomi al discorso di Mikael, volevo chiederle se aveva avuto modo di vedere il post che ha fatto lui sui suoi social, in cui diceva arriverà presto il mio momento, quindi un Mikael che è dentro ancora precisamente questo progetto, e se a prescindere dal modulo che sia 3 a 4, se la Salernitana ripartirà da un centrocampo a 3 che abbiamo visto a Roma con Boinen, Ederson e Lassana, che soprattutto nel primo tempo ha ben figurato, riuscendo a non far toccare palla ai centrocampisti della Roma. Vediamo, perché le altre squadre non giocano come la Roma, ogni squadra ha la sua identità, e da questo punto di vista noi, per poter essere comunque competitivi e aggressivi, facciamo sempre delle scelte in funzione di dove possiamo creare delle problematiche agli avversari. Che Mikael ci creda, a me sembra normale, nel senso che è dentro, deve sfruttare il fatto che la Salernitana gli ha dato una possibilità di poter misurarsi col campionato italiano. Ripeto che le occasioni le avranno tutte, dopo bisogna solo dimostrare quello che uno vale, tutto il resto si parlerebbe di niente. Roberto Guerriero, poi Presti Simone, chiudiamo. Mister, buongiorno, anticipo anche gli auguri di una serena Pasqua a lei e a tutti i suoi familiari. Volevo chiedere questo, sintetizzando anche un po' il pensiero di questa conferenza stampa. Concordo sul fatto che la Salernitana in queste 7 partite avrebbe meritato la vittoria, ha accarezzato più volte il sogno di una vittoria. Possiamo dire che, considerando l'esiguità delle gare a disposizione, ora o mai più, cioè Sampdoria e Udinese sono quelle tappe che nel bene o nel male possono far svoltare la squadra. E poi vorrei fare un'altra domanda, se possibile. Ah sì, quindi rispondo prima a questa, poi perfetto. Sì, sì. Allora, a me non piace, ve l'ho già spiegato mille volte, l'ora o mai più. Non lo comprendo, non lo concepisco. Ora e sempre mi piace già di più. Nel senso che tutto quello che vogliamo è raggiungere quanto prima il massimo punteggio e portarci a casa la posta in palio massimale, ma è inutile stare a dire devi, siamo noi che lo vogliamo, ci alleniamo per quello e vogliamo conseguirlo quanto prima. Non è ora o mai più, perché anche se tu ci riesci devi farlo la volta dopo ancora, quindi devi vincere più partite possibili. La cosa secondo me più interessante è avere un'unità di intenti, sapere, avere la percezione che l'ambiente sa che questa squadra sta cercando di far di tutto per poter salvarsi, perché si vede a occhio nudo, si vede nelle prestazioni. A noi sta il compito di poterlo dimostrare con più frequenza. Tutto qua. L'altra velocissima domanda, indipendentemente dalla categoria, considerando i messaggi che dalla proprietà arrivano per Nicola, per il DS Sabatini, ma a Nicola piacerebbe restare a Salerno in futuro? Si vede a Salerno ancora in futuro Nicola, indipendentemente, ma ci auguriamo che sia ancora Serie A. No, a me interessa parlare di questo periodo, hai capito? Perché se io pensassi a un altro, ma se andassi in un modo, non sono concentrato con quello che voglio raggiungere. A me interessa questo periodo, questa partita, mi interessa la Sampdoria, non mi interessa quello che succede domani lo penserò domani. Per me è importante che i ragazzi abbiano la consapevolezza che le qualità ci sono, la dedizione al lavoro c'è, e per cui bisogna dare tutto se stessi per cercare di sfruttare questo momento, questo qui e ora, il resto non mi interessa niente. Carmelo Presti Simone, Corriere del Mezzogiorno. A voi, mi scusi, la ringrazio per gli auguri di Pasqua, è stato forse l'unico a farmi, li rifaccio a lei e alla sua famiglia, vorrei farli a tutta la nostra gente, a tutti quelli che si danno da fare per cercare di portare la Salernitana dove ci interessa.
Carmelo Presti Simone, Corriere del Mezzogiorno e chiudiamo. Sì. Ciao mister, buongiorno e auguri. A lei, altrettanto. Sente? Sì, perfettamente. Due domande. Ribéry come sta? E in questo passaggio che sembra sottile, ma invece piuttosto corposo, consistente, da competitivi a vincenti, che cosa manca, che cosa sta mancando? È la frequenza, la costanza di cui lei parlava prima, oppure cosa? Un po' di esperienza, un po' di malizia? Bella domanda, bellissima, e però hai riassunto un po' tutto. Da competitivi a vincenti è ovvio che ti potrei dire facilmente, senza fatica, vincere. Tu vinci, sei passato da competitivo a vincente. Il punto è che per arrivare a vincere bisogna vincere contro se stessi, bisogna vincere contro i propri limiti, bisogna vincere contro la cura dei particolari, avere resilienza di impegnarsi ogni giorno per credere di vincere il giorno dopo ancora, e poi vincere per ultimo contro gli avversari. Tutto questo che mi è costato praticamente una manciata di parole, zero fatica a dirlo, c'è una marea di fatica nel dimostrarlo. Ma siccome io sono perseverante da questo punto di vista e nessuno mi potrà mai far cambiare idea, forse il fatto stesso che la matematica mi possa dire che non ce la faccio a fare qualcosa, io continuo a pensare che secondo me la più grande qualità di una squadra, di un essere umano in generale, sia la capacità di mantenere l'entusiasmo in quello che fai e di credere ciecamente, perché alla fine tu raggiungi quello che vuoi.